E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, video aggiornamento, video particolare, video extra, video penso e spero veloce. Volevo informarvi e farvi vedere cosa è arrivato con il nuovo aggiornamento di FIFA. Finalmente il primo aggiornamento utile in cui vedo finalmente dei cambiamenti. Sono arrivate le terze divise in Serie A, finalmente. Vabbè, sicuramente saranno arrivate le terze divise in tanti altri campionati, ma noi ovviamente ci interessiamo del campionato nostrano, ci mancherebbe altro. Allora ve le faccio un po' vedere e poi vi faccio anche vedere alcune correzioni di bug che sono capitate, insomma che sono state corrette con questo aggiornamento. Allora Atalanta, prima, seconda e arriva la terza maglia, come potete vedere azzurra. Benevento aveva queste due maglie, arriva la terza, questo grigio-blu. Andiamo avanti, Bologna-Cagliari, arriva la terza del Bologna, che è nera, mentre non arriva ancora la terza del Cagliari, che dovrebbe essere gialla, appunto. Terza maglia anche per il Crotone, questo verde non è che sia una bellissima maglia, e per la Fiorentina ce la seleziona già questa maglia piuttosto carina, rossa con la croce bianca, un po' negativo di quella che era nell'Inter di Mancini e del triplete. Per il Genoa arriva la terza maglia blu, una maglia che secondo me è veramente bella, e per l'Hellas Verona arriva la terza divisa bianca. Andiamo avanti, salto l'Inter e la Juventus e il Milan, che le avevano già, perché comunque l'Inter e il Milan sono partner di FIFA, quindi avevano già le terze maglie integrate. La Lazio, dopo quella celeste e quella verde, possiamo utilizzare la maglia blu e la maglia quasi nera del Napoli. Andando avanti, andando a Parma e alla Sampdoria, al Parma arriva la terza maglia blu con inserti gialli, alla Sampdoria penso ci fosse già la terza maglia, la Sampdoria nera, sono convinto che ci fosse già. Al Sassuolo e allo Spezia arriva al Sassuolo la maglia blu con gli inserti verdi e anche blu per lo Spezia con inserti rossi. Faccio un piccolo appunto sullo Spezia, che è stato corretto il bug, perché sappiamo che all'inizio di FIFA Spezia e Crotone non avevano la licenza, e però col primo aggiornamento hanno commesso un errore, perché avevano messo i pantaloncini neri con il numero nero e la maglia bianca con il numero bianco, quindi tipo non si leggeva niente dietro la maglia, era completamente bianco e completamente nero dietro la seconda divisa. Per fortuna questa cosa è stata riparata. E poi arriva la terza maglia, che è quella che hanno giocato contro l'Udinese, che è quella azzurra. Andiamo al Torino e appunto all'Udinese. Al Torino arriva questa bella terza maglia azzurro barra verde acqua, e l'Udinese arriva la terza maglia gialla. Esco un attimo dall'Italia per andare in Spagna, che arrivano anche le terze divise di Barcellona e Real Madrid, tanto attese. Real Madrid, eccolo qui. Terza maglia di Barcellona, come la potete vedere, rosa, che l'ha usata nella sfida a Torino vinta per 2-0 contro la Juventus, e Real Madrid possiamo giocare con quella nera con inserti rosa. In sostanza, terza maglia di Barcellona e seconda di Real Madrid si assomigliano alquanto. Per quanto riguarda quelle poche squadre di Serie B rimaste su FIFA, ora faccio un controllo veramente rapido. Penso che sia arrivata solo per il Lecce la terza maglia, è arrivata anche per il Chievo, ma c'è questa divisa totalmente senza senso, probabilmente si devono essere sbagliati. Controllo Empoli e Lecce, appunto l'Empoli è rimasto con due divise, ed eccola qui appunto questa maglia verde del Lecce che assomiglia molto alla terza del Crotone. Poi per quanto riguarda altre squadre, Monza e Spal penso che siano rimaste appunto tutte e due a solamente due divise. Gli altri bug che sono stati corretti, ragazzi, non so se ne avevate preso parte, avete visto qualcosa oppure no, c'erano i giocatori pelati. Ok. Tre di questi, Papu Gomez, Manolas e Ilicic. Sicuramente c'erano tantissimi altri, però mi viene in mente quelli perché due li ho a foot e uno c'è una clip che ho registrato multiplayer con un mio amico, quindi quelli mi ricordo bene. E quindi andando a controllare, il bug è stato fissato. Potete vedere appunto
Papu Gomez, finalmente con i capelli biondi, e Ilicic. Controllo anche Kostas Manolas. Appunto, che ha i suoi capelli. Detto questo, ragazzi, questo era un video aggiornamento su FIFA, molto veloce, molto breve, giusto per informarvi di quello che sta passando. E niente, ragazzi, noi ci vediamo presto con i nostri gameplay, i nostri video soliti e tutto qua. Grazie della visione e a presto.